amici, benvenuti e bentornati ad un nuovo appuntamento di Vis-à-vis, la trasmissione settimanale nella quale incontriamo ospiti, con loro chiacchieriamo di molte cose, cerchiamo di focalizzarci su alcune tematiche e oggi l'occasione è davvero preziosa perché abbiamo in studio un sacerdote caro a tutti noi, Don Severino Bernardini, a cui do un affettuoso benvenuto e va Grazie. da sé. Collaboratore di TSD da qualche settimana della rubrica Semi di Speranza. Ogni settimana Don Severino ci prepari a vivere il Vangelo della domenica. Quindi grazie per questo servizio Voi. che fai a tutti noi. Sei seguitissimo, sei seguitissimo. Riceviamo mele di apprezzamento. Quindi. Buon Dio, buon Dio. Allora, Don Severino, parroco di Sant'Agnese in Pescaiola da quasi 15 anni, 14 anni abbondanti. E come nasce la tua vocazione? Questa domanda trabocchetto non te l'aspettavi subito Questo è così. un domandone. Domandore. Sono entrato in seminario a 11 anni. Pensa, quindi hai fatto il minore Sì, e poi il minore e poi il maggiore. maggiore, tutto, perché allora era quasi una cosa, in alcuni paesini scontati, io abitavo a San Cassiano, vicino a Palazzo del Pero, insomma, e per andare a fare le scuole medie ricordo insomma, ci volevano 6 km in giù e 6 km in su a piedi, c'era una famiglia di contadini, per cui la mamma ricordo è andata dal prete e gli ha chiesto come si poteva fare, il prete ha detto intanto mandalo in seminario, poi si vedrà, Così se viene fuori la vocazione. così sono entrato in seminario. Però la vocazione era già in te Sì, qualcosa già c'era, una c'era persona qualche piccolo vocazione, segno, capito? una ricerca, ecco, Sì, c'era già così. Cosa ricordi di quegli anni? Di che anno si parla? si parla degli anni del 50. 55, del Ecco. 66, 66 sono entrato nel seminario, Quindi anni quindi ruggenti anni anche. anche ruggenti, Hai sì. vissuto Però sono stati anche. anni belli, molto belli in seminario, proprio come comunità, eravamo in tanti allora, Abbiamo a volte superato anche i 200, insomma, le 200 persone in Una seminario. scuola quasi. Una scuola. Poi ho avuto la fortuna anche che quando facevo etiologia non stavo nelle camerette come a volte, come in genere ci stavano i teologi, ma ero, insomma, cioè, mi avevano chiesto di fare il prefetto responsabile delle classi, delle superiori, quindi è stato un momento veramente bello della mia vita, questa cosa qua. Però fino all'ultimo io avevo questa incertezza, insomma, perché a un certo punto cominciavano a compiere gli anni, 23-24 anni, cosa faccio, cosa non faccio, ma non avevo ancora maturato la certezza che questa poteva essere la mia vocazione. È stato un incontro bellissimo con un sacerdote, Don Luigi Giussani, quello che è iniziato il movimento, che è venuto a fare un incontro, ricordo benissimo, a Cortona, con alcuni sacerdoti e alcuni seminaristi, perché allora insomma era un po' faticoso anche combinare incontri con lui, data la situazione che c'era. Ricordo che a un certo punto, parlando della verginità, della vocazione, ha detto questa frase qui, che mi è rimasta molto, molto impressa nella vita, che ha lanciato il mio essere prete. La chiamata alla verginità, ad essere prete, è la chiamata ad un mare di affezione, a Dio, a sé, al mondo. Quando ho sentito questa frase, io che fino allora avevo pensato che essere prete volesse dire rinunciare a tante cose, ecco, questa cosa qua mi ha dato come una carica e Hai come abbracciato avesse detto a tutto. me, io posso andare allora, se è un mare di affezione a Dio, a sé, al mondo. Questi 41 anni di prete sono stati la conferma di questa certezza. Dentro c'era tutto, Dentro c'era Don proprio Severino. tutto. Nei tuoi anni, prima di fare la scelta definitiva, si racconta che tu eri considerato ragazzo molto pio, molto devoto, sempre con la corona del rosario in mano, ma dall'altra ti piaceva moltissimo giocare a pallone. Ecco, c'è un episodio che vorrei che tu avessi il coraggio di raccontare che ti riguarda a questo proposito. E me lo devi ricordare. Allora, Deve venirmi ti si proibisce di giocare a pallone e tu fai una certa cosa. in mente. Non me lo ricordo davvero. Non me lo ricordo strappassi questo rosario, dice, se lo ricordi, vedi È che la verissimo. memoria ti No, aveva. signore, l'avevo messo da parte, l'avevo Ecco, cancellato. l'avevi cancellata, invece un tuo caro amico, che io ringrazio, Don Alessandro Vivignani, me l'ha ricordato.
era veramente la mia passione ed è tuttora la mia passione il pallone, per cui no, starei ancora nei campi da calcio se potessi farlo con i miei ginocchi, ma è impossibile. Ti davano il permesso invece di andare in parrocchia a fare un po' di servizio, andare a giocare a pallone anche? No, no, non proprio, non proprio, non proprio, non proprio. Allora ricordo un episodio semplicissimo, che venivano in seminario gli allenatori delle squadre a reclutare calciatori, qui avevano scelto anche me, io comunque avevo nel Lucignano, nella squadra del Lucignano, fatto gli allenamenti estivi e poi a un certo punto arriva la decisione se potevo continuare o no a fare il campionato, avrà avuto 14-15 anni, ecco. il presidente va a incontrare il rettore del seminario, che era Monsignor Luciano Giovannetti, e questa era la regola, che i seminaristi, quelli che facevano ancora le superiori, non potevano andare a giocare, per cui io mi ricordo di aver sbattuto la testa nel termosifone, mi disse così, o stai in seminario o vai a giocare a calcio. Poi insomma, Monsignore Luciano Giovannetti, l'austerità e l'ieraticità della persona. Ti ricordo. Quindi, però mi ha insegnato una cosa bella Giovannetti, fra le tante cose, e diceva, quando si leggeva il Vangelo anche allora, quando sentite i nomi del Vangelo, metteteci anche il vostro, che vi riesce più facile immaginarvi in quella. E questa qui è una cosa che ho sempre tenuto in mente, ricordo benissimo questa cosa qua, quindi lo ringrazio tantissimo. Insomma. Tante cose, Don Severino. Tu hai detto, hai citato l'incontro fondamentale, penso anche fondamentale, tanti incontri poi nella vita ciascuno di noi fa, alcuni segnano particolarmente. Sì. L'incontro con Luigi Giussani ti ha segnato perché poi hai, come dire, anche seguito un po' anche il, non dico il cammino, perché il cammino poi è di chiesa, quindi non è questo, ma alcune indicazioni, quanto quindi Luigi Giussani e poi il Movimento di Comunione e Liberazione è stato forte, è forte penso tuttora nella tua vita, e che cosa ha significato questo? Racconto sempre in giro che fra le tante amicizie, tanti incontri ne ho, e tante storie, ne ho tre in particolare di volti che hanno deciso la mia vita: il mio babbo, che adesso è in paradiso, Giovanni Paolo II, quando ero diacono mi hanno chiamato, quando lui ha dato inizio al suo pontificato a Roma, ero lì perché siamo stati chiamati a dare la comunione, e ricordo ancora le sue parole lì sotto, vicino al palco da dove lui parlava: aprite le porte, non abbiate paura di Cristo, mi ha segnato la vita. L'altro è Don Luigi Giussani. Quindi tu, scusa, tornate con Giovanni Paolo II, tu eri lì in quell'ottobre del 78. Sì, alcuni seminari, alcuni diaconi di Arezzo erano stati chiamati a dare la comunione in piazza San Pietro. Quindi le mie orecchie hanno sentito proprio lì a due passi spalancate le porte a Cristo. Questo è stato come un viatico alla grande di tutto quello che il Signore mi ha chiesto di fare in tutte le parrocchie dove sono stato. E poi l'incontro con Don Luigi Giussani. Questo è un altro punto molto bello della mia vita, ci metto due minuti soltanto, è vero che magari avevo anche la corona a mano, ma faccio un po' di fatica a ricordarmelo, perché a volte il rettore mi diceva, siccome ero sempre critico rispetto alle questioni, c'erano regole molto serie in seminario anche allora, quindi l'alzata prestissimo, bisogna andare a letto a una certa ora precisa, orari precisi, c'era tutti i giorni la messa, e io dicevo a un certo punto, perché tutti i giorni la messa? Perché faceva ancora fatica, cioè io, nel senso, sono cresciuto alla maniera cristiana, però insomma c'era queste difficoltà. Un giorno vengo chiamato ad andare a Collevalenza, dove c'erano delle giornate con alcuni giovani, compreso anche noi, si poteva andare. Sono andato non so per quale motivo, forse per perdere un po' di tempo, per prendere un po' d'aria, e lì c'era Don Giussani, ricordo che lesse il brano del Vangelo dove a un certo punto Pietro domanda a Gesù Cristo, ma noi che ti siamo venuti dietro, cosa ne abbiamo ottenuto, cosa ne otteniamo, che abbiamo lasciato tutto? Giussani spiegò dettagliatamente questo pezzo qua, ricordo benissimo questo pezzo, a un certo punto Cristo che risponde, tutti quelli che mi seguiranno avranno di là la vita eterna, ma di qua il centuplo. Fu la prima volta che io cominciai a sentire un interesse vero per Cristo, su questa parola che si usa nel linguaggio commerciale, centuplo. Solo che Giussani la spiegò in maniera dettagliata, e mi ricordo benissimo, col dito faceva così, vi sfido, provate, facendo tutto il giro della platea, provate a seguire Cristo e avrete 100 volte tanto nella vita, 100 volte di più amerete la vostra ragazza, 100 volte di più gusterete la vita, 100 volte di più vi rimboccherete le maniche, avrete 100 volte la speranza più grande, eccetera, eccetera. E questa cosa qui è come se io, tornando a casa, avessi detto, io voglio provarla.
Io voglio provarla, anche perché aggiunse: la vita eterna è bella, ma la vostra età può non interessarvi ancora così che tanto. Bello così. Ma se non vi interessa il centuplo, allora vuol dire che siete veramente degli stolti. Io, tornando a casa, avevo questa preoccupazione di verificare se quella ipotesi era vera per la mia vita e dove potevo. Allora mi sono messo insieme ad altri amici che avevano questo interesse come me. Quel centuplo mi ha veramente convinto. Quanti ne avevi? 20, 23 anni e mezzo, 24 circa. Quindi proprio l'età. Proprio in l'età cui... in cui ancora stavo diventando, perché sì, sono diventato prete. Sì, ci siamo di qua sì, o di là. Sì, insomma, quindi questi due episodi con Giussani hanno deciso sia del mio interesse a Cristo, del mio fascino con Cristo, e anche della mia vocazione sacerdotale. Perciò sarò sempre grato a Don Giussani, che poi ho rincontrato anche tante volte. Certo. Bello. Tu hai seguito anche, appunto, l'hai seguito ancora, quindi poi sì, con altre persone, sì, anche qui ad Arezzo, ad Arezzo e non solo, sì, sono incontrate. Sì, sì, sì. Cosa, qual è la freschezza del movimento? Perché questo movimento di comunione e liberazione ormai comincia ad avere diversi anni, sì, ormai, sì, no? Certo. E non conosce, ha avuto in un momento, devo dire, anche negli anni Ottanta, Giovanni Paolo II, Solidarnosc, cioè, quindi ha avuto anche l'equivalenza, tanta roba. Qui ora si torna un po' indietro nella storia, però veramente che cosa ha significato? Tanto anche, proprio di spartiacque anche, perché alcune cose non sarebbero state forse anche così comprese, così vissute, e quindi l'apporto anche del movimento è stato molto, molto grande, molto grande. Molto grande. Molto grande. Io dico sempre che il movimento è un luogo di compagnia e di educazione alla fede, perché altrimenti, insomma, è un brano di chiesa, insomma, come movimenti, che sono una ricchezza incredibile per la chiesa, per cui con tanti amici, dai ragazzi agli adulti, perché è un'amicizia che continua, non è che finisce dopo il tempo scolastico, diciamo che è nato dentro la scuola il movimento, no? Con Don Giussani, certo, proprio dentro certo. Il liceo Berceo di certo, Milano, però certo. Poi cioè, continua, quindi la freschezza della fede nasce perché si rincontra Cristo attraverso un'amicizia. Cristo ha scelto un metodo molto bello, quello dell'amicizia, cioè il Natale ci ricorda l'amicizia di Dio, quindi noi possiamo continuare a vivere le sante amicizie, insomma, dove si prende a cuore la nostra vita è nell'incontro con Cristo, perché alla fine, cioè, Giussani aveva a cuore gli elementi essenziali del cristianesimo, che sono l'incarnazione, vuol dire che il Cristo è un avvenimento, cioè non è un'idea, non è il cristianesimo, non è un'idea, una dottrina, ma è certo, un avvenimento, certo. E si rincontra, perché se Cristo è presente anche oggi si può rincontrare, e poi da qui nasce tutto quello che può nascere, quindi, capito, questo è bello, una ma libertà, una freschezza. Sani nei rapporti personali. Molto, molto, si imparava da lui mentre mangiava, insomma, si imparava da lui mentre beveva il vino, a volte diceva così, questo bicchiere di vino è come Dio, vuol dire, cioè, gustava la vita, ci ha insegnato a gustare la vita, insomma, ci ha insegnato proprio, e non Nulla rimane fuori, nulla di ciò che umano rimane fuori, non abbiamo paura di niente, capito? Perché con Cristo non c'è bisogno, che non è necessario avere paura o limitarsi delle cose, capito? Quindi questo gusto ce l'ha insegnato. Negli incontri, nei meeting ormai famosissimi, sì, di Rimini, sì. Cosa, non so se ancora vai, se li frequenti, un po' più adesso, un pochino meno magari, mi muovo un po' meno adesso, sì, sì. Però insomma l'hai frequentati, cosa c'è? Cioè, sono diventati anche luoghi non solo di incontro, di dialogo ecumenico, interreligioso, ma anche sociale, economico, cioè perfetto, è come se, è così, no? Sì, sì. Quella settimana del meeting di Rimini, sempre più devo dire anche, non si può non esserci per essere al centro anche delle cose. Chiaro. E in questa visione veramente ampia, non è soltanto religiosa, sì, spirituale, sì, ma veramente chiaro, un'incarnazione nella realtà. Si abbraccia tutta la realtà, giudicandola però, giudicandola, certo, chiaro, dialogando certo, e giudicandola, certo, questo è importante, perciò anche l'economia, anche certo, l'economia. Certo, assolutamente, no, assolutamente. Cosa, nell'incontro con Don Giussani, mi piace molto, se posso approfondire anche questo tema, no? Perché non è così facile incontrare una persona che ha vissuto anche da protagonista quella stagione come te. Ecco, cosa pensi che abbia dato il movimento a tutti noi, anche negli anni che poi sono seguiti, nel momento del fulcro della presenza in vita a Don Giussani, è stato il momento un po' fortissimo, poi come tutte le cose poi si consolidano e poi prendono un po' la loro forma, no? Quindi adesso il movimento è molto
come dire, è molto chiaro, no? Diffuso, eccetera. Ecco, questa diffusione, anche questo consolidarsi, a che cosa lo si deve? Non è stato, come dire, l'esplosione di un momento, è stato molto visionario Don Luigi Giussani nell'immaginare. Benissimo. Ricordo, siamo andati a Castel Gandolfo quando c'era Giovanni Paolo II, tutti i preti che erano agli esercizi, e a un certo punto lui ha detto, parlando a noi preti del movimento: andate in tutto il mondo e portate la verità e la bellezza di quello che avete trovato. Secondo me questa è l'intuizione grande, per cui, anche perché è così, me ne sono accorto incontrando i giovani, quando si andavano a fare le vacanze in montagna e qualcuno sentiva finalmente il fascino delle montagne, ma anche il fascino di Cristo, tornando a casa aveva voglia di raccontarlo a tutti. Per cui la missione non è una cosa in più rispetto al cristianesimo, ma è dentro il cristianesimo, tant'è vero che appena Giussani iniziò a incontrare i primi, poco dopo alcuni partirono in missione in Brasile, per cui erano studenti, per cui sono andati a portare Cristo ovunque. Questo, perché è Cristo è per tutti. Cristo è per tutti, non è soltanto per alcuni, è per tutti. Ha un fascino così umano che è per tutti. In parrocchia come lo si declina tutto questo? Intanto in parrocchia ci sono io, ci sono i miei amici, io, anche perché il movimento, essendo, mi dice sempre la mia mamma, che se vede che è un movimento, perché sei sempre in moto, non sei mai fermo. La mia mamma, nella sua semplicità, mi ha detto una cosa bellissima, per cui uno incontra di amici in parrocchia, altre realtà, ma questo qui Giussani, ricordo, faceva il tifo, faceva il tifo per tutti i movimenti, per tutte le associazioni, che crescano, che vivano, per cui ho tanti amici in parrocchia, per cui questo è molto, molto mi ha bello. Insegnato molto anche a fare il prete, insomma, per cui a me piacciono le amicizie in parrocchia. Poi ci sono le strutture, ci sono se vuoi anche gli incontri, ma alla fine anche una parrocchia è fatta di rapporti. Senza rapporti non farei fatica a fare il prete, molta fatica. No. Senza rapporti, se rischierebbe di diventare un'agenzia di servizi spirituali, che sì, mi farebbe una gran fatica, sì, sinceramente. Con tanto di tariffario, mamma magari. Mia, signore, invece così è proprio bello, capito? Uno dovunque ha voglia di trovare amicizie, capito? Ricordi la tua ordinazione? Sì, la ricordo, poi ricordo solo un gesto veramente che mi ha segnato, anche quello, quando, come sapete, in genere a un certo momento coloro che stanno per diventare preti, stanno per essere ordinati preti, si sdraiano per terra sul pavimento. Io ho questo ricordo qui, come dire, so tutto tuo adesso, so tutto tuo, solo questo che mi dà ancora i brividi. A parlarne, poi eravamo ancora così, una grande coscienza non parlo, allora insomma a 24 anni, appena 24 anni, però questa cosa qui è proprio stata bella, per cui. E poi sempre ad Arezzo, Don Severino, o no? No, io sono stato 13 anni a Monte San Savino, dove lì è stato il primo amore, come si dice, per cui è scoppiata una cosa bellissima, specialmente tra i giovani, insomma, proprio bella, c'era un bisogno, insomma, di vivere l'esperienza cristiana tra i giovani. E poi gli altri 13 anni in Casentino, precisamente a Ponta Puppi e in tutti i paesini sotto il Prato Magno. E poi adesso 15 anni qui a Pescaiola, quindi sono già 41 anni che sono prete. Quindi ti sei fatto un po' tutte le vallate, tutte dalla le vallate, Valdichiana, belle. In ogni parte poi c'è rimasto un po' di cuore, molto, questo come. Ecco. E grazie a Dio è vero che poi uno cambia parrocchia, però ci sono ancora tanti rapporti, perché i rapporti saltano anche i muri delle parrocchie, insomma. No, meno male. Meno cui, male, poi per ogni cui ci tengo tanto. Ogni comunità, più che parrocchia, ti parlerei proprio anche di comunità. Le comunità. Poi tu hai questa grande capacità di avvolgere, no, gli altri, quindi di rivolgerti sempre con il sorriso, con l'apertura, e quindi non si può rimanere indifferenti, penso, no, davanti a tutto questo. Mi auguro che possa portare un po' di fascino di Cristo, questo mi interessa, perché a me ha affascinato molto e sta affascinando ancora, per cui dovunque sono. Tu sei innamorato di Cristo proprio. Diciamo che, insomma, sì, proprio mi sembra una persona veramente cara nella vita, una presenza proprio bella. Ma bella. Sei tuttora, poi i nostri telespettatori lo vedranno bene, se spero che la regia ti faccia anche qualche primo piano, perché veramente hai gli occhi lucidi quando parli di tutto questo, ed è molto bello, Don Severino, molto molto bello. 41 anni, un grande matrimonio d'amore. Grazie. Ora ti faccio commuovere ulteriormente e ti chiedo dei tuoi figli spirituali.
di questi quanti studenti, quanti ragazzi hai incontrato nella tua attività poi Sì, di insegnante? chiaro. È davvero tanti, perché in Beh, 30 anni se ne incontra tanti. tante Sì, storie. tante storie belle, insomma, tante storie. Nelle classi, dentro quelle quattro mura di quella classe sono successe delle cose belle. Ricordo alcuni li ho confessati nei corridoi delle scuole, anche qualche insegnante, non tantissimi, però proprio sono accadute cose belle lì dentro. Alcune volte sono uscito perché io ho, come dire, proprio ce l'ho nel cuore l'insegnamento, l'incontro con i ragazzi. È stato un incontro bellissimo nelle classi, ma anche uno scontro, un grande scontro. Perché non volevo cedere rispetto al fatto che i ragazzi, come dire, in qualche modo buttassero giù gli occhi, capito, rispetto alla bellezza della vita, della realtà. Per cui a volte sono uscito dalle classi piangendo, quando si discuteva per esempio di accoglienza della vita, di aborto, di eutanasia, come dire, a volte vedi proprio il potere che allora In che volevo anni aiutarli. hai Io, insegnato? Gli anni fin da subito, 80. dall'82 ho iniziato a Gli anni 80, insegnare infatti, lo prima immaginavo le questo medie e qui. poi tutte le scuole di Sì, Arezzo, sì, sì. diciamo, fino all'ultimo, dove sono stato alcuni anni a Litis. Ecco. Però è stato un incontro-scontro bellissimo. Quindi i ragazzi ancora mi chiedono, vengono a trovarmi alcune volte, poi Certo. qualcuno mi chiede anche di sposarlo, perché insomma gli Pensate, anni sono passato passati, tempo, eh. però è stata Quindi un'avventura bella. anni quelli della scuola dove si Grandi, sì, dibattevano alcune grandi volte venivano temi. fuori tematiche interessanti, esistenziali a tutti i livelli, per cui insomma, però vedevo ragazzi quando mi dicevo guarda che tu puoi vivere la vita, non è che la tua vita non conta niente, tu conti per qualcuno. Insomma, almeno gli brillavano gli occhi per un secondo, poi era facile dire ma è troppo difficile quello che ci proponi. Insomma, è così, però. Tu pensa una sola ora di religione alla settimana, Sì, sì, poi questo ora di religione, no? sì. Questa Sì. anche con una terminologia anche molto, Chiaro, chiaro. molto passata, no? Perché in realtà questi incontri che non sono di catechismo No, chiaro, chiaro, assolutamente, ecco, chiaro, questo sono no. proprio Sì. di altra impostazione, però permettono davvero l'incontro, un incontro intimo con la classe. Per quanto possibile, ma anche con l'individuo. Ed è incredibile come in un'ora un insegnante riesca, in un'ora alla settimana un insegnante riesca a poter essere laddove ha voglia di farlo e anche le Sì, possibilità ci sì, sì, sì. sono, Eh di diventare un punto di sì, riferimento. questo è vero. Quello che dicevi, no, mi sono trovata a confessare nel corridoio. Ora, la confessione non è un qualcosa che si fa così, cioè, o la fai o non la Devi fai, cioè, nel scattare senso, qualcosa. ti deve È scattare qualcosa, no? chiaro. Perché insomma, anche i tanti, così, tante discussioni su, ma alla fine che cosa serve, ma perché la devo dire una. Cioè, il tema della confessione è un tema molto, molto Chiaro, chiaro. dibattuto, insomma, nel senso anche sacramentale. Quindi chiederti a te, Don Severino, in un corridoio o in una stanza, magari la stanza professori, di ascoltare, più che altro di ascoltare, più che di confessare, penso, Sì, sotto molti aspetti, no? sì, sì. Ti dà proprio anche l'idea, poi è chiaro che insomma, gli Chiaro. dai anche un senso sacramentale a tutto questo, però penso che riveli anche questo grande bisogno di relazione. Bellissimo, sì. Bellissimo, hai ragione. A nessuno piace essere solo, capito? Per cui vedere anche così persone che stanno camminando con loro, insomma, capito? Io ricordo Giussani diceva quando saliva ai primi gradini del liceo Berce, diceva sempre in gloria al Padre. Perché desiderava che quello che aveva incontrato lui potessero incontrarlo anche i suoi ragazzi a scuola. Con questa cosa qui ho provato ogni mattina, insomma, non a forzarli, perché è chiaro che è tutto dentro un'apertura, un cammino, però a lanciare quelle cose, quelle parole belle ancora che il cuore dell'uomo desidera. Desidera, ragazzi, hanno dei desideri grandi nella vita, basta che li aiutiamo a non sciuparli, questi, a non abbassarli, perché alcune volte ero lì, che lo ricordo più che altro a scuola, che mi dicevano noi non vogliamo farci più domande, perché insisti con queste domande, che senso ha l'esistenza, che senso ha la vita, quanto valgo io, perché sono al mondo, tanto non c'è risposta, era questa la questione che mi prendeva di più, tanto Don Severino non c'è risposta. Non c'è risposta, è meglio farsi domande piccole alle quali possiamo rispondere da noi. Io ho la domanda del cellulare, a quella posso rispondere da me, ma se incomincio a farmi venire dentro il cuore la domanda sul senso dell'esistenza, da me non ce la faccio a comprenderlo Ma fino a fondo. Don Severino, il timore della risposta o il timore della domanda, secondo te, questi ragazzi si ponevano? Cioè, era la domanda che spaventava o
o la risposta che potevano darsi, perché quello che tu dici dà proprio anche il senso della paura a farsela la domanda, più Sì, che di trovare chiaro. la risposta. A volte c'era anche questa, ma comunque proprio la paura di non trovare la risposta. Paura di non trovare la Come dire, risposta. tanto risposta non c'è, quella famosa canzone che Sì, andava sì. di moda di Bob Dylan a quei tempi là, Sì, che diceva tanto risposta perduta nel vento sarà, sì. Sì. o forse non c'è, Forse non capito c'è. questa cosa qui. Però poi quando si risuscita la domanda, alla fine uno si mette in moto, si incontra anche, poi la risposta si incontra, si può incontrare. Si può incontrare, certo, non può risponderti dati a queste domande qui, non può risponderti allo specchio, alla fine non ce la fai, no? Ha bisogno di incontrare qualcosa di bello, e qui c'è Dio, Tutte le domande alla fine portano Dio, se no, Se no, di che si parla? no, no, di cosa? No, perché è così la vita, neanche Dio. Ascolta, Severino, quali erano le domande che più i ragazzi cercavano di scantonare un po'? Cioè, quelle che proprio tu, magari ponendoti, no, ora pa si parla molto in generale, no? Cos'è che temevano di più? Quale domanda temevano di più? Chi sei, dove vai, Sì, sì, cosa vuoi da te stessa e dalla vita, sì, forse, eh? sì, sì. Come dire, che la vita fosse un impegno, che la vita fosse un impegno in una ricerca, capito? Perché come se fossero bloccati rispetto a questa cosa qua. Tant'è che quando gli proponevo qualcosa di interessante, in genere dicevano, sarebbe bello, però per me è troppo faticoso. Anche proprio quando gli proponevo, venite con me alla vacanza, no? Si sta insieme, perché poi le vacanze in montagna sono Certo. un altro aspetto della mia vita, che io sono appassionato Ora ne parliamo, sì. alle Dolomiti, ma insomma era proprio così. Comunque erano curiositi, per esempio sull'aldilà, era una cosa bellissima. Sembra strano, ma quando si cominciava, venivano fuori le domande, ma che c'è? Ce lo dice lei che c'è di là, perché Appunto, noi si vorrebbe a sapere. Allora alla fine qualcosa usciva fuori, non è che, insomma, per cui erano incontri anche belli. E poi rapporti, insomma, rapporti. Ma il ragazzo in genere, tu hai in 30 anni così, di contatto diretto, ma anche in Sì, parrocchia, sì, poi sì, sì. insomma Sì, sei molto, come dire, molto vicino al mondo giovanile, sì. da sempre. Cosa cerca un ragazzo, un quindicenne, un sedicenne, un ragazzo in formazione? Cosa cerca? Intanto bisogna aiutarlo anche a cercare. Io ricordo che nella mia vita non mi ero fatto mai nessuna domanda perché non ero interessato, vivevo la giornata, per cui bisogna aiutarli anche a far venire fuori le domande, perché le domande non vengono fuori da sé. Noi siamo cercatori, ma bisogna che qualcuno ci aiuta a capire che cosa cerchiamo nella vita. Certo, a E quindi, scavare un po' dentro. chiaro. E poi io sono sempre più convinto che comunque è una proposta totalizzante. No, mi colpisce sempre che sono pieni i monasteri. Va bene, di clausura, no? Di clausura. La È vero, proposta lì è seria, è è vero. molto seria. Cioè noi non dobbiamo aver paura di fare la proposta di Cristo al cuore dell'uomo, al cuore del giovane. Tra l'altro proprio l'ideale della giovinezza è di qualcosa di grande, no? Non è che, diceva Santa Catarina da Siena, il Dio ci ha fatto per le cose grandi, non possiamo accontentarci di quattro bazzucole, questo è importante. Per cui la proposta uno deve fargliela, dopo ci sarà la loro libertà, Certo, però. no, quello che dice è vero anche sulla clausura, è vero perché c'è anche, noi abbiamo fatto proprio in questa trasmissione un incontro con nel monastero delle Carmelitane Scalze, quindi di Sì, clausura, sì. abbiamo fatto un incontro con Suor Angela e proprio è emerso questo bisogno di autenticità, per certi aspetti anche totalizzante da parte dei giovani. Hanno diverse, infatti anche loro in monastero, diverse giovani che arrivano dall'Italia non solo. Questo voglia di assoluto che un giovane ha, ed è così, cioè il bianco e il nero, no? Bellissimo. Ecco, prima delle sfumature intermedie della vita. Questo è molto molto bello, Bello. però se non ci siamo, insomma, bisogna aiutare tanto Voglia questi di ragazzi. assoluto, mi piace. Mi piace. Le famiglie come si aiutano, Don Severino? Qui parlo al sacerdote, al parroco, perché c'è anche l'altro aspetto, perché bisogna aiutarci un po' tutti l'un con l'altro, Chiaro, chiaro. in un salto verso le nuove È generazioni. Come vero, si è vero. È una fa? realtà, cioè, molto complessa. Però è bella anche quella lì, è bella. Insomma. Io credo di aver vissuto come parroco in tutti questi anni l'avventura dell'acqua santa in una maniera della benedizione delle case, in una maniera bellissima. Ricordo, fra l'altro, quando eravamo a San Savino, il mio arciprete mi aveva proprio educato, che andava, lui non aveva la macchina, io facevo anche l'autista. Si partiva ogni mattina per circa un mese e mezzo, 2 mesi, prima della Pasqua, dalla mattina alle 8 fino alla sera
alle 7:30, per cui è una cosa impressionante. Se stavo a mangiare fuori, dopo comunque è bello, intanto che le nostre famiglie sono benedette, e ricordare che sono benedette questa cosa qua. E poi cioè, l'aiuto è che stiano dentro una cassa più grande, che è quella della Chiesa di Dio, per cui bisogna proprio rinvitarle a vivere la fede come occasione, come aiuto a vivere il senso della famiglia, perché sennò diventa preda dell'istintività, diventa preda del sentimento, ti voglio bene, non ti voglio bene, tutte queste cose qua. Anche puoi molto dire, di pancia poi. Di pancia, tantissimo di pancia. Per cui è un grosso lavoro da fare, però si può fare. Io dico sempre, quando sposo la gente, so più contento io, a volte, delle persone che si sposano, che hanno quasi un ultimo pezzettino, dicono sì, ma poi, no? Ricordo ragazzi a scuola, quando dicevo, qualcuno mi dice, ma te mi sono innamorato, e mi dice, ma e come mai? E sei così triste? Io salterei sopra i banchi se fossi innamorato, vuol dire, qualcuno, no? Per dire, però dice, ma però poi so che forse chissà se durerà, cioè dire, cioè, così, già subito si incrina questa cosa che ti fa saltare su. Il non vivere in maniera assoluta l'attimo, e questo è che poi non ti fa vivere fino in fondo, perché non ti fa gioire fino in fondo di quello che in quel momento è, peraltro, sempre un po' condizionato. La famiglia poi è una casa, sono le case di Dio, sono le dimore di Dio, perciò bisogna ricordarla. La nostra gente. Dio ha messo su casa, e quando la gente si sposa in Genesi dice mettono su casa, è la stessa formula dell'incarnazione, quindi Dio entra dentro attraverso quella famiglia, cioè la Chiesa si dilata fino a tutti i capillari, capito? Come nei conventi, così nella famiglia, è così. È in crisi l'istituto famiglia, secondo te oggi? Non lo so. Non me lo sono mai, cioè, non me lo sono mai chiesto, però dico, io ho voglia di che ritornino a fiorire anche le famiglie, ce ne sono tante comunque, anche famiglie giovani che io vedo, venire in chiesa, e certo è un esempio bellissimo, di quando la famiglia la domenica si prende sui bambini, si veste come si faceva una volta da domenica, perché io ricordo quando c'era più, questo da domenica si va alla festa dell'incontro con Dio, questa è una testimonianza bella ed è un aiuto bello a vivere anche la famiglia. Perciò è così, come dire, Dio me l'ha data, se non si rimpara a dire Dio mi ha dato quella moglie, mi ha dato quel marito, se non ci si mette di mezzo Dio anche nella famiglia, alla fine, come dicevi tu, diventa preda della nostra pancia, della nostra istintività. E poi non la si difende fino in fondo, non perché la si anche difende. Questo va detto, perché per questo ti ho fatto la domanda anche un po' provocatoria, chiaro, perché le difficoltà... Severino, la vita è fatta di tante cose, cioè proprio l'arco della vita è fatta di rose, è fatta di spine, è fatta di tanta roba. Quello che dovrebbe caratterizzare è la serenità con cui si vive momenti alti, momenti bassi, forti di una speranza interiore e anche di un ringraziamento interiore, cioè insomma, niente viene, io voglio credere che niente venga a caso, che niente sia a caso, ma che sia tutto verso la nostra crescita, la nostra dimensione sempre più, in questo caso anche sempre più spirituale, no? Una crescita continua, per cui anche le prove che la vita inevitabilmente ci presenta, chi più, chi meno, chi in modo, chi in un altro, insomma, sempre comunque secondo la nostra capacità di sostenerle, qui anche un po' la saggezza popolare ci dice non c'è prova che poi il Signore non ti manda prove che tu non abbia le spalle per sopportare, ed è vero questo, insomma anche sentirsi, tu l'hai detto molto bene, anche sentire talmente dentro di noi l'incarnazione non ci fa sentire soli. E questo ci porta, capito, a vivere, cioè affrontare le cose con, forse ora non so se esagero a dire questo, ma con quella serenità capace di affrontare anche le situazioni avverse, ecco. Bellissimo. Grande mistero quello dell'incarnazione. E questo è veramente un grande mistero. Ha vinto la solitudine dell'uomo, perciò la famiglia è proprio il segnale che l'ha vinta, mettendo insieme due persone per una vita intera, bellissimo. Quella fedeltà in Dio è possibile, da noi no. È bello. Senti, questo momento di emergenza sanitaria che stiamo un po' vivendo tutti, non è nostra di adesso, ma veramente globale.
Nella prima ondata, nella primavera scorsa, dicevamo ci troverà, quando tutto passerà, ci troverà migliori, saremo migliori, avremo molto anche sull'onda, forse anche emotiva, potevamo dire anche certe cose. E adesso che siamo, che questo qui ancora non sta passando, che ancora stiamo vivendo questa emergenza, ci stiamo adattando all'emergenza con tutto chiaro. Quello che questo significa, cosa non dico che cosa ci porterà, perché qui la sfera di cristallo nessuno di noi ce l'ha, ma da un punto di vista spirituale, a tuo avviso, Don Severino, cosa ci, perlomeno ci deve insegnare? Chiaro. Ricordo di aver letto una testimonianza allora, però vale anche adesso, di un sacerdote, di quelli che andavano negli ospedali tutto bardato a portare la comunione e così via, e lui diceva molto seriamente: pane, pane, vino al vino. Io non posso prendere in giro la gente dell'ospedale, questi che sono qui sotto i caschi, respiratori, in terapia intensiva, anche tra i medici. Fra l'altro lui aveva proprio la croce, perché non si vedeva, quindi certo, nel camice c'aveva certo, la croce. Diceva, conosce, se certo. Io gli dicessi tutto andrà bene, li prenderei in giro. Non ho voglia di prenderli in giro. Per cui io posso portare a loro solo quello che nella vita ha dato la salute a me, ha dato la salvezza a me. È vero che c'è tutto questo dramma adesso, no? Della solitudine, del morire soli, cioè proprio del fatto di non essere, di non poterci abbracciare, di non poter vivere anche il Natale insieme alle persone. Anche io ho il fratello che sta in Romagna, per cui non so se potrà venire certo. o no, però certo, certo abbiamo la possibilità di prendere coscienza di quello che è la nostra vita, no? Dico senza scandalizzare nessuno, che dobbiamo prepararci anche a morire nella vita, che esiste anche la croce, esiste anche la morte, esiste la sofferenza. Noi preghiamo tanto per queste persone qui. Per esempio, domenica scorsa alla messa abbiamo fatto un applauso gigantesco perché 4 persone di queste sono tornate in chiesa dopo 50 giorni, e tra queste anche alcune proprio in ospedale, vicine alla terapia intensiva sul casco respiratore e così via. Quindi le accogliamo, però è così, c'è più, no? Tant'è vero che la Chiesa parla sempre dicendo che la salvezza del corpo, la salute del corpo e la salvezza dell'anima, mette insieme queste due cose qui. Aiutiamoci a non perdere la strada anche in questa occasione. Noi l'abbiamo un po' tutti vissuto, persone in questa situazione ne conosciamo, l'abbiamo vista, eccetera. Ci ha colpito tanto anche il Cardinal Bassetti, nostro vescovo Gualtiero. E lui ha lasciato un messaggio bellissimo appena tornato a Perugia, è tornato da Roma, dall'ospedale Perugia, è andato a Roma al Gemelli a curarsi ulteriormente, poi è tornato ancora a Perugia e ha lasciato una bella lettera in cui diceva: ringraziando tutti, mi hanno salvato le vostre preghiere, perché la mia carne, la mia umanità in questo caso c'è proprio… Quindi la malattia, quando la si conosce, questa situazione di emergenza sanitaria è che non deve essere assolutamente presa sotto gamba né altro. Cioè. Ma anche la gente negli ospedali cerca questo conforto grande, questa consolazione. Sì. A volte mi porta un santino di Padre Pio, magari sì, devo portarlo su un portineria che poi glielo portino su, lo mette sotto il guadire. Sì. Sono tutti segni belli, capito? Che uno vuole aggrapparsi a qualcosa di più grande, per cui anche quel momento lì ha un valore. Tant'è vero che la Chiesa ci ha insegnato a offrire le sofferenze per la salvezza delle anime. Non è che ha mirato poco la Chiesa di Dio. E quindi questo è proprio importante. Comunione spirituale, il nostro vescovo Riccardo, proprio il giorno di Natale, il 25 dicembre, alle 16 celebrerà una messa dall'ospedale di San Donato, quindi do questa notizia che ecco, sì, è proprio recentissima, e noi naturalmente trasmetteremo tutto in diretta, e sarà un momento di comunione spirituale per permettere, ecco, proprio anche a tutti coloro che vorranno, ma particolarmente è dedicata ai malati, che in questo momento è in sofferenza, quindi il luogo anche fisico dell'ospedale sta ad esprimere tutto questo. Don Severino, la montagna è altro capitolo bellissimo della tua vita. Bello. Allora partiamo, ma che stiamo a fare qua? La montagna è bella. Peccato che non si possa andare adesso. Mi sono appassionato alle montagne, capito?
anche qui insomma c'è entrato molto perché il movimento proprio aveva come gesto dell'estate le vacanze in montagna, non perché al mare non fossero belle, però diceva sempre Giussani, la montagna è anche più educativa rispetto al sentiero, al passo che si deve fare, alla meta che si deve raggiungere, per cui io ci farei un sacco di prediche, alcune volte ce le faccio insomma, proprio sulle montagne, che alla fine devi rispettare il passo di chi ti sta davanti, non puoi correre in montagna perché non puoi andare per un altro sentiero, perché certo. Comunque poi c'è la meta e la meta la possiamo anche raggiungere con fatica così via, quindi è bellissimo. E poi insomma insieme a tanti amici preti abbiamo tentato di fare anche delle cosiddette ferrate, insomma, che è proprio, cioè, proprio bella, sì, proprio bella, sì. Proprio bella, adesso ce le sogniamo e basta, insomma, però dove le facevi? Nelle Dolomiti, chiaro, le Dolomiti non si può fare diversamente sulle Dolomiti, bellissimo. E i ragazzi che portavi con te? Era bello, si incontrava, insomma, era in genere uno spettacolo, molti di questi, ricordo, dicevano, mi sembra di essere in paradiso, quando tu arrivi a una vetta, 2.000, 5.000, 3.000, ghiacciaio davanti, poi tutto quanto, compreso insomma un goccino di grappa, perché è possibile in quell'occasione lì, dato che fa anche freddo, se si andava d'estate, insomma, però lassù faceva freddo, per cui questa cosa qui è proprio l'ideale, c'è l'idea della bellezza. E infatti a volte si dice, insomma, uno rimane stupito da qualcosa di bello e se è serio con il suo cuore va fino in fondo e dice, ma tutto questo chi me l'ha dato? Cioè lo stupore fa domandare qualcosa che è più grande di noi, il senso del mistero, e la bellezza delle montagne a volte è accecante, però rimanda qualcosa d'altro anche la montagna, rimanda qualcosa di più, chi ce l'ha messa queste montagne? Io non ce l'ho messa. Fate voi ragazzi. La domanda che mi fate all'indietro. Fate no? voi chi, ragazzi. Chi? E allora questi ragazzi li provocavi così dicendo. Era bello, sì, e loro che ti dicevano. Insomma, alcuni gli faceva stare anche fermi laggiù, per cui la fatica era tanta. Durante il cammino a volte, perché non si stava laggiù, che si stava così bene? Certo. Però dopo, una volta che uno aveva raggiunto la meta, in genere dicevano è stato veramente bello. E altri dicevano non ce l'avrei fatta se qualcuno non mi avesse dato una mano in questo cammino. Penso per cui si scopriva il senso, il valore di arrivare a una meta, ma anche la grandezza di una compagnia che ti aiuta, che ti riprende a fare il passo e alla fine arrivi anche te, che sei magari più acciaccato, più affaticato di altri, arrivi, se arriva tutti. È per questo tutti. È molto bello, è molto educativa, hai detto bene, questo Luigi sapeva quello che diceva. sì, è vero. Poi anche l'altezza della montagna, cioè c'è tanto di anche spirituale, no, in tutto questo, cioè per i colori, insomma. Un incanto. Un incanto. Sì. Tu proprio hai gli occhi, Don Severino, proprio persi, dietro a tutto questo, che meraviglia. Questa è, hai gli occhi di chi riesce a meravigliarsi di tutto, questo è bellissimo. Grazie. Questo è proprio sempre bello. Sempre buon Dio io. Ad Arezzo hai fatto tanto anche in parrocchia, naturalmente Sant'Agnese in Pescaiola, e 14 anni abbondanti, sì, no? Sì. Che si... Cosa ricordi particolarmente? Cosa ha caratterizzato, sta caratterizzando il tuo servizio in parrocchia? Chiaro, innanzitutto proprio i rapporti, per cui magari... crescendo, diventando anche più adulto, più maturo, insomma sono vicino a 65 anni, uno proprio capisce sempre di più qual è il valore di una parrocchia, insomma parrocchia vuol dire una casa vicino alle case, per cui così vuol dire il termine parrocchia, vuol dire la casa vicino alle case, io ho desiderato che la parrocchia diventasse sempre più vicino alle case, per cui ringraziando Dio anche la parrocchia stessa, la chiesa stessa è diventata un riferimento amicale per tante persone, dove si trova la possibilità di dialogare con la gente, alcune volte la gente si ferma fuori come si faceva un tempo e la piazza diventa anche il luogo dell'intanto, che adesso facciamo più fatica perché con questo virus dobbiamo dire alla gente che se ne vada presto e questo dispiace, venivano in sacrestia, chi viene a salutarti, un bambino, una famiglia, ti chiede una cosa, un'altra, insomma è un dialogo, un continuo dialogo, capito? Questo manca tanto, Don Severino, perché questa emergenza sanitaria che abbiamo ricordato, questo manca tantissimo. Che ancora insomma, non ne siamo fuori, non è soltanto le difficoltà logistiche, ma veramente anche il calore dell'abbraccio. Beh, a me manca molto, manca tantissimo. Anche a me. Anche proprio anche non dare la mano, cioè sì, questo. Sì, sì. Qualche volta non ci si fa, quando si va a trovare le persone con cui ti dicono sto portando le comunioni e la gente ti dà la mano e dice mi dà un abbraccio. Non gli si può dire alla vecchina che ha 80 anni, guarda, forse non è, cioè un pochino qualcosa devo. La gente ha bisogno. Abbiamo bisogno
comunque di gesti. Di gesti. Si chiama incarnazione anche per questo. No, sì, è proprio questo. Chiaro. I giovani, a tuo parere, quanto i giovani, proprio l'età che tu hai frequentato con le scuole, quindi poi l'adolescenza, insomma, giovanissimi, cosa pensa di questi tempi secondo te? Quali sono le sfide a cui saranno chiamati a rispondere? Intanto una sfida personale, cioè per loro. Perché è vero, insomma, che no, la Chiesa ha sempre, attraverso le figure dei Papi, ha sempre detto che sono, certo, insomma, il grande futuro, ma non solo il futuro, sono anche il presente, insomma, per cui bisogna aiutarli a diventare protagonisti della loro vita e della storia degli uomini. Perché alcune volte questa parola qui è come se non si usasse più, insomma, io penso, anche il giovane tende a chiudersi, capito? Io penso a me stesso, sto nel mio calduccio, sto, anche perché poi questa storia, insomma, dei sistemi di oggi ha portato, come a volte si vede delle immagini, a volte era facile anche litigare fra ragazzi, ora non litigano più. Non, rischiano di non litigare più, perché ognuno sta lì davanti, a volte me lo vedo anche davanti a casa mia, si mettono in quelle panchine. E li vedi mezz'ora con ognuno così, in silenzio, invece bisogna, accanto l'uno all'altro, nel suo mondo. Ognuno nel suo mondo, per cui, sì, capito? Cioè, protagonisti, sono chiamati a diventare protagonisti. Ce la faremo? Sì. Ce la faremo? Sì. No, ma qui si ritorna veramente a quello che dicevamo prima, anche il ruolo della scuola, ma il ruolo della famiglia, e non solo, perché altrimenti detta così sembra si vada a compartimenti stagni, ma di tutto questo tessuto sociale che attorno a noi, sentirci un pochino più responsabili l'uno dell'altro, forse anche questo è... noi pensiamo sempre, insomma, ai giovani, si va a categorie, no? Ragioniamo a volte per categorie, gli anziani, i giovani, gli adulti, invece è l'uomo in tutta la sua dimensione. E l'uomo fondamentalmente, Severino, si ritorna a quello che dicevi tu, cioè l'uomo è un uomo di relazione ed ha bisogno di relazione. Bellissimo. Uomo e donna, va bene, e se perdi questa relazione ti svuoti e poi... È la domanda che tu facevi ai tuoi ragazzi: chi sei, dove vai, che senso ha la mia vita? Chiarissimo. Insomma, non è così semplice. Che Natale sarà questo? Vai! Bello perché sì, Natale è Natale. Chiaro. Qualcuno mi incontra e io dico: come fa a dirmi buon Natale quest'anno? Guardi come sono. No, dico, io te lo dico lo stesso, buon Natale, per cui è un Natale in tempi dolorosi, sempre bello dire buon Natale nella vita. Io vorrei andare dentro l'ospedale e sono sicuro che non direbbero non me lo dire, magari per un attimo può dire adesso guarda come sono ridotto, però ha bisogno di sentirsi dire buon Natale, perché se buon Natale vuol dire, ti assicuro che c'è la compagnia di Dio in questo letto d'ospedale, c'è la speranza. Grazie. Allora tu come tutti, dopo preghiamo per tutti, però hai bisogno anche tu che sei qui di vedere un raggio di speranza, un po' di luce nella vita. Questo per cui buon Natale si deve dire a tutti, anzi è un Natale così, però è un Natale ancora più vero, più grande. Bene. Ci rende più vicino, più uniti forse. Più vicino ancora, abbiamo bisogno. Poi Natale è di Dio e del popolo. Natale è di Dio, però è anche del popolo, il popolo che ha voglia di festeggiare, infatti fa una fatica, voglia di tutto, farebbe anche le tombolate, vuol dire, il Natale è così, è un fatto del popolo, è bello per di questo. Famiglia, no? Di famiglia, dice, di famiglia. Non è un raccoglimento spirituale, è una festa di popolo. Ci durerà un po' fatica, faremo un po' fatica a non andare alla messa a 10 a mezzanotte e farla, ora tu ci dai, ancora la fai. E non fare il pranzo, poi insomma, pranzi anche un po' più allargati ovviamente, ma un po' ridotti, e dureremo un po' di fatica. Ci abituiamo per quest'anno, però io poi sono proprio ancorato ancora alla mezzanotte, inizio sempre la messa alle 23:52 per poter fare in modo che il Gloria sia, perché sono cresciuto così, il Gloria sia proprio il attimo della mezzanotte in cui si passa di qua di là, capito? È così. A che ora la farei quest'anno? Alle 20:30. Ecco appunto. Seguendo il vescovo. Come le indicazioni del nostro vescovo Riccardo. Sì. Per forza. E la mattina ne aggiungiamo un'altra per fare in modo di dare più spazio, più possibilità alla gente. Anche la mattina così diamo. Una alle 8:30, poi alle 9:45, poi alle 11 e alle 18. Ecco.
Quindi vediamo di dare spazio a tutti. 8.30, 9.45, 11 e 18, e 18 la sera. Ecco. E poi alle 20.30 questa della vigilia. Quindi una vigilia un po' particolare, perché così, però qui è tutta, insomma, tutta la nostra chiesa. Però suoniamo le campane a mezzanotte, come ci ha detto il vescovo. Quindi come il vescovo si è raccomandato. Noi preti aspettiamo la mezzanotte e poi suoniamo le campane. E noi manderemo in onda, tra l'altro proprio a mezzanotte, il suono della cattedrale, questo. E no, al di là mi piace questa cosa del suono delle campane di mezzanotte, perché è chiaro che insomma non è il suono della campana, è tutto quello che c'è dietro al suono della campana. Bellissimo. Ecco. E questo ricordare un po' anche, insomma, non perdere il nostro senso. Poi è chiaro che non è l'orario della messa, un orario piuttosto che l'altro, perché la messa è quello è, e quello deve significare, rimanere e significare. Però è il, come dire, questi tempi difficili ci richiedono questo, però È questo è un po' il suono delle campane. Quindi la campana di Santa Agnese a Pescaiola tutte a 5 minuti come minimo. Che poi a quell'ora mi piace suonare le campane, mi piace tanto a me, davvero. Siamo cresciuti con le campane noi, una volta ci davano tutto, c'era il senso della giornata le campane. Ma tu come ce l'hai, elettrica o suoni? Ce l'ho sia elettrica, ma c'ho anche quelle con il disco che hanno quattro trombe che arrivano non so dove, per cui quelle lì insomma suonerà tutto a mezzanotte tra il 24. No, veramente la città che veramente sarà tutta la città, ma tutta la nostra diocesi sarà la nostra festa. Quindi il suono di queste campane. No, ma sarà un Natale come deve essere, un Natale che comunque ricordiamo è questo incontro di Gesù nella storia. Nella storia. Questo non dobbiamo assolutamente dimenticarlo. L'orario è una, come dire, una indicazione temporale per forza di cose, ma la festa del Natale, quello che significa per tutti noi, va ben oltre. Sei contento di tutto quello che è avvenuto nella tua vita? Sì, molto. Decisamente sì. Su questo non ci piove. Alla grande. C'è un ragazzo che ti è rimasto tanto nel cuore di tutti quelli che hai incontrato? È difficile. Fare la classifica? No, difficile fare la classifica, è difficile. Non la posso fare. No. Un episodio? Però tanti. Un episodio? Tanti. Ricordo uno, l'ho incontrato a scuola e si dichiarava ateo. Casualmente è venuto agli incontri che si faceva allora con i ragazzi lì dentro Gioventù Studentesca, sì. E a un certo punto si stava spiegando il Natale, io stavo spiegando il Natale, gli dicevo che il Natale è Dio che è venuto a fare. Allora a un certo punto l'ha detto, io non ci credo ancora in Dio, però certo che ha scelto un metodo molto bello, quello dell'amicizia. E gli sono aperti gli occhi, infatti poi ha fatto il suo cammino, è diventato amico di Cristo. Ha scelto il metodo più bello, più vicino, l'amicizia. Perché è diventato amico degli uomini scendendo proprio in terra. Che bello questo. Lui è rimasto colpito da questo, per dire uno fra le tante situazioni. Solo, provenendo anche da un'esperienza di fede, dichiarandosi ateo, ha centrato perfettamente. Non sapevo neanche chi era, cosa era il Natale ancora, però, però certo, se è così, ha detto una cosa bella, veramente. Dico è così, vediamo un po'. E poi insomma, si è messo in cammino, è diventato amico di Cristo. Semi di speranza, in cui noi ti ringraziamo per la tua collaborazione. Semi di speranza, il Vangelo è un grande seme di speranza. Chiarissimo, è una bella notizia, si chiama così, Vangelo vuol dire notizia. Bellissima. Poi in realtà bisogna dire Evangelo, quindi buona notizia, l'abbiamo contratto semplicemente in Vangelo. Ed è realmente una gran bella notizia, sapere che Gesù ha scelto di venire tra noi e di essere nostro amico. Molto bello. Molto bello. Buon Natale con Severino. Buon Natale. Buon Natale anche a te e a tutti voi. Ringraziando davvero tanto Don Grazie. Severino Bernardini per... Ti ho fatto un po' di violenza, ti ho messo un pochino a nudo. Ma ti vogliamo bene Grazie. Tutti e quindi Grazie. Desideravamo veramente tanto fare questa chiacchierata con te, perché hai dato tanto. Ti ringraziamo di tutto questo e sono tante le persone che ti ringraziano Grazie. Per l'incontro con te, perché hai saputo far diventare loro amico Gesù. Bello.
Grazie, 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 grazie a tutti, a te e a tutti. Grazie Don Severino, grazie a tutti voi cari amici per aver condiviso anche questa settimana il vostro spazio con noi. L'appuntamento con Vis-à-vis ritorna dopo l'Epifania. È l'occasione insieme a Don Severino di augurare a tutti voi buon Natale e realmente un felice anno nuovo che ci porti tanta serenità, tanta pace e un po' più di tranquillità. Grazie.